adesso Barbara cambiamo totalmente argomento perché il nostro Raffaele Gianzante ci ha preparato un approfondimento dedicato alle piccole e medie imprese. Teatro Marrucino di Chieti, come si dice gremito in ogni ordine di posti, e ci mancherebbe altro per un evento che segna nella storia della CNA Abruzzo un passaggio di consegne tra due direttori, verrebbe da dire tutto casa, famiglia e lavoro. Quello che saluta si chiama Graziano Di Costanzo, dice che va in pensione ma nessuno ci crede. Quello che comincia si chiama Silvio Calice, giusto per brindare. Il canto degli italiani a questo punto ci vuole. Così come ci vuole qualcosa che ci ricordi in che tempo siamo, ci pensa una donna, Letizia Scastiglia, è la direttrice della CNA di Chieti. In senso generale, e scusate lo leggo perché vanno notate le differenze e non ve le voglio far perdere. L'empowerment in senso generale significa conquista della consapevolezza di sé e del controllo sulle proprie scelte, decisioni e azioni, sia nell'ambito delle relazioni personali, sia in quello della vita politica e sociale. Con riferimento alla condizione della donna, il termine definisce un processo destinato a modificare le relazioni di potere nei diversi contesti del vivere sociale e personale, è volto in particolare a fare in modo che le donne siano ascoltate, che le loro conoscenze ed esperienze vengano riconosciute, che le loro aspirazioni, i loro bisogni, le loro opinioni e i loro obiettivi siano presi in considerazione. I saluti vengono da ogni istituzione. La CNA è evidente, ha lavorato bene. Il presidente regionale Savino Saraceni lo sa e lo ricorda insieme agli impegni futuri, ma non può non accarezzare i due direttori. Il nome è già stato fatto, quindi voglio soltanto spiegare e raccontare come ci si è arrivati a questa scelta. Noi siamo partiti dall'idea di decidere che per il nuovo direttore regionale ci dovevano essere delle determinate competenze, delle specificità. Quindi siamo andati a valutare quelle che erano le competenze giuste. E in verità, una volta che abbiamo iniziato a fare queste valutazioni, sia Graziano, Silvio è venuto subito fuori il suo nome, le sue competenze, le sue capacità, perché è vero che tanti di noi lo conoscono, ma tanti di noi devono ancora imparare a conoscerlo. Silvio è una persona che studia, che si impegna. Silvio non improvvisa. Quando si fanno le cose, lui riesce sempre a ottenere il meglio. Adesso non so se questa sera lui aveva calcolato tutto, ma vi garantisco che quando noi facciamo le iniziative, Silvio riesce ad essere preciso anche nei tempi di inizio e fine evento. È così, lui ha queste capacità. Oltre a queste capacità è inclusivo, ha una visione. E quindi noi abbiamo bisogno di questo. Ed ecco il direttore uscente, Graziano Di Costanzo, parla a braccio e si racconta così. Questa sera farò un po' un piccolo excursus della mia vita, di quello che
che ho fatto all'interno della CNA non si possono raccontare 37 anni in 15 minuti, ma proverò a dire alcune cose che hanno davvero segnato questi anni. Ho messo piede per la prima volta dentro la CNA e ho iniziato la mia avventura dentro l'ufficio zonale di Penne. Primo settembre sono arrivato a Pescara e a gennaio sono diventato segretario provinciale della CNA, insieme a un'altra persona che è qui in sala, che ringrazio, che si chiama Antonio Labate. Abbiamo iniziato insieme quell'avventura e abbiamo trovato un'organizzazione che non era assolutamente quella di oggi. Era un'organizzazione, almeno a Pescara, semiclandestina. Ci siamo rimboccati le mani, abbiamo lavorato, dico non ho, abbiamo, perché tutto quello che abbiamo costruito in questi anni io l'ho fatto insieme a persone straordinarie che ho incontrato in questo percorso e che insieme hanno realizzato quello che siamo oggi. Oggi non c'è una banca regionale, tolte le BCC, che però hanno tutti i problemi, devono aprire al comune limitrofo adesso senza fare. Noi abbiamo intuito tanti anni fa che qui c'era la possibilità di costruire un soggetto finanziario nuovo. Abbiamo costruito per la prima volta Fidimpresa, che poi oggi è unico qui con noi. Oggi c'era il direttore generale Paolo Mariani, che saluto, perché avevamo tante cooperative di garanzia, con fatica, con difficoltà, abbiamo costruito un soggetto unitario. Oggi siamo andati dentro Unico, il più grande Confidi del centro Italia, Marche, Abruzzo, Umbria e Molise, proprio perché il nostro faro è stato sempre portare utilità alle imprese. Io ho sempre messo al primo posto la nostra squadra. Io ho detto prima, abbiamo tenuto sempre l'idea, no, della comunità, del bene comune. Dentro la CNA io ho sempre cercato di tenere insieme la nostra squadra. Sono stato aiutato da presidenti illuminati, il primo è qui davanti a me, Savino Saraceni, da direttori che sono stati di squadra. Ma guardate, quando si fa il lavoro che faccio io, che farà Silvio, l'armonia è uno degli elementi più importanti. Fare sistema, stare insieme, condividere i percorsi, lasciando un pezzetto del proprio, perché ognuno di noi è innamorato della propria idea, ognuno di noi è innamorato del proprio, no, di questa, della sua proposta. Ma il segreto, che io magari mi sento, ecco, non devo dispensare consigli, però io penso che la cosa più importante è che noi, appunto, alla fine si esce con una proposta, con una sintesi. Voi sapete che sono appassionato di cinema e l'altro, qualche giorno fa, stavo riguardando un film vecchio con Deborah Kerr, che è una grande attrice in bianco e nero, e quando il maggiordomo gli dice: e adesso lei cosa farà? E lei ha detto, gli ha risposto: continuerò ad esplorare le gioie della vita, le meraviglie della vita. Ecco, potrei chiudere con questa battuta che è molto teatrale, ma e che bella, però vi dico anche, qualcuno l'ha accennato, che io sinceramente, dopo questa straordinaria esperienza di vita, di 37 anni di vita, e ci tengo a dire anche un'altra cosa, io ci sarò sempre per la CNA. Non solo vi porterò sempre nel mio cuore, ma io ci sarò sempre per Silvio, per il Presidente, per i colleghi, per tutti voi, io ci sarò sempre, finché avrete bisogno di me, spero di no, ma se doveste aver bisogno di me, io ci sarò sempre. Consegna di fiori. Ma chi è Silvio Calice? Da dove viene? Lui il suo percorso l'ha raccontato così, facendo passare la sua storia in CNA attraverso una specie di parabola, quella della scrivania. Sono figlio di gente che ha immaginato un mondo migliore attraverso l'impegno, lo studio, la preparazione. La sede allora era dotata di due sole postazioni lavorative e una sala riunione, e per forza di cosa la mia postazione, dal sapore un po' precario, diventò la sala riunioni.
negli anni e con tanta voglia di fare abbiamo realizzato attività e progetti. Nel 2007 abbiamo acquistato una nuova sede con nuovi comfort, un grande ufficio molto luminoso e addirittura con la rete direzionale. Ho così avuto la mia prima scrivania. Il ricordo mi si è acceso quando, non molto tempo fa, ho deciso di cogliere l'opportunità di lavorare in Cenni Abruzzo, nella sede di Pescara, che ogni giorno raggiungo con il treno da pendolare, dove però, quando sono arrivato, mancava una postazione adeguata e mi sono ritrovato di nuovo alloggiato nella sala riunioni, nella sala formazione. Oggi ho l'opportunità e la responsabilità di rivestire un ruolo di prestigio. Avevo una scrivania importante, ma la occuperò con l'umiltà con la quale sono partito dalla mia prima scrivania. Da qui la mia prima lezione per il futuro. La scrivania non è mai stata pensata per me, non è stata pensata per nessuno di noi, è solo il perimetro delle nostre possibilità e del contributo che ciascuno di noi può e deve dare. Una scrivania da cui il pendolare Silvio vede il mondo delle micro, piccole e medie imprese più che vivo, numeri alla mano. Diciamo che le nostre imprese sono green, perché oltre il 55% dei brevetti italiani su energie alternative sono depositati dalle piccole imprese. Sanno lavorare in rete perché il 96% di esse sono capofila di contratti di rete e altre forme aggregative. Sono l'infrastruttura turistica perché nel 97% dei comuni con strutture ricettive la totalità dell'offerta è costituita da micro e piccole imprese. Sono custodi del patrimonio gastronomico perché il 91% delle imprese IGP sono microimprese e la quota sarà il 95% se aggiungiamo la DOP. Sono il motore della cultura e della creatività, dove rappresentano il 97,2%. Sono il presidio economico e sociale dei piccoli comuni, dove rappresentano il 99,4%. Sono l'hub del lavoro giovanile, dato che il 68% dei giovani trovano nelle piccole imprese la loro prima occupazione. Sono in prima linea nell'integrazione, dando lavoro all'83% dei lavoratori stranieri. Sono in marcia, più degli altri, per la parità di genere, dato che il 22,5% delle microimprese sono a conduzione familiare. Economia e lavoro. Silvio lo sottolinea questo rapporto alla voce Agenzie per il Lavoro, un risultato CNA. Una delle sfide che mi hanno caratterizzato in CNA, oltre ai progetti di finanza agevolata, formazione, relazioni sindacali e insediamenti produttivi, è stata l'introduzione atipica del servizio di APL, Agenzie per il Lavoro, che attraverso un regime agevolato permetteva alle associazioni datoriali di erogare servizi per il lavoro, e qui si aprì una riflessione che non vedeva di buon occhio questo ruolo della CNA. Tra le numerose eccezioni a sostegno della tesi fallimentare della scelta, quella che più mi colpì è che perché nessuno lo fa. Così, ad essere sinceri, arrivai ad accreditare la CNA come agenzia per il lavoro quasi in solitudine. Dal 2015 in poi tutti i territori hanno accettato la sfida scegliendo di accreditarsi e oggi siamo l'unica associazione in Abruzzo che dispone di agenzie per il lavoro in tutti i territori. Il racconto potrebbe sembrare un atto di vanità, anche inopportuno del resto, ma ne parlo perché la lezione che ho appreso da questa esperienza è che ci sono due modi di avvicinare e affrontare le sfide. O focalizzando l'attenzione sugli ostacoli o sulle difficoltà che ci separano dagli obiettivi, o vedendo le opportunità e i risultati. E per finire, l'appello alla politica, che non risolve quasi mai le questioni in prima istanza, ci vuole sempre l'appello e magari bastasse uno. La politica ci ha un po' rimproverato la fragilità dei nostri confini, ma oggi ci presentiamo avendo fatto bene i compiti a casa, dotandoci di un confidi interregionale chiamato Unico, uno dei confidi più competitivi d'Italia. E adesso la regione deve essere al nostro fianco. Appello alla politica così decisivo da essere ribadito in coda al suo saluto ai due direttori dal segretario generale CNA Otello Gregorini.
a Graziano e a Silvia. Graziano perché lo devo ringraziare, noi ci siamo conosciuti tanti anni fa, io e lui facciamo parte di quella stagione, ho iniziato prima di lui, in cui la passione e la motivazione era l'elemento fondamentale che ci teneva legati e che ci dava quella spinta. E si sentiva anche nelle parole, nel racconto che tu hai fatto oggi. Grazie ancora per tutto il contributo che hai dato alla CNA e ti auguro il meglio per quello che farai ancora in seguito. Silvio, tu puoi contare su di me come sai, sul sistema nazionale, ma non credo che avrai tanto bisogno di me perché io ho capito nelle poche volte che ti ho incontrato che tu hai ben chiaro la strada, la prospettiva, la responsabilità che ti è stata data e sarai sicuramente in grado di portare avanti, di traghettare, di innovare di quello che la CNA ha bisogno, ma comunque al momento necessario, se ci fosse, io ci sono tranquillamente tutta la CNA. Le altre due considerazioni, una la rivolgo la pillolina alla politica e una un po' a noi stessi. Perché, come dire, ecco, la politica è ora che la smetta di limitarsi al dire e non al fare. Questo è un concetto che noi, che quotidianamente operiamo, lavoriamo, un po' ci stanca. Noi veniamo avanti in una politica in cui una volta che l'ho detto è a posto. Si guarda i consensi quotidiani e via discorrendo. Così non si fa politica. Non ci aiutate a fare la nostra attività.